Buongiorno, oggi voglio parlare del disturbo fonoarticolatorio. È quel disturbo in cui il bambino sbaglia dei suoni della sua lingua madre. Spesso questi suoni li sostituisce con altri suoni. È il caso del bambino che invece di dire casa dice tasa, o invece di dire ciuccio dice susso. Quindi noi normalmente che cosa si fa in questo caso? Prima si abitua l'orecchio del bambino a riconoscere la differenza tra il suono che deve produrre e il suono con il quale lo sostituisce. Quindi si lavora sulla percezione. Questo perché il bambino, quando sostituisce un suono con un altro, spesso, non sempre, proprio non lo riconosce percettivamente, nel senso è come se casa e tasa per lui sono esattamente la stessa parola, come se non riuscisse a sentire la differenza. E questo perché percettivamente non ha un orecchio allenato a sentire queste sfumature. Quindi inizialmente lavoriamo sulla percezione, cioè sull'abituare l'orecchio a riconoscere questa differenza. Dopodiché si lavora su questo suono quando si presenta all'inizio della parola, successivamente questo suono nel mezzo della parola e successivamente il racconto di storie e linguaggio spontaneo con tante parole che contengono questo suono. A questo punto, se tutto va bene, si dice che questo suono è stato generalizzato. Nella terapia di logopedia facciamo tanti giochi con le parole, con il suono target, con il suono che stiamo lavorando. E poi normalmente a casa diamo una decina di parole da ripetere o dei giochi, diamo proprio dei kit di giochi ai genitori per giocare con il loro figlio con queste parole. Però molti genitori mi chiedono: ma quindi io lo devo correggere o non lo devo correggere il bambino? Questo dipende molto dal temperamento del bambino. Ci sono bambini che non si infastidiscono se il genitore, mentre sta parlando, li corregge, e ci sono bambini che si infastidiscono. La cosa migliore è casomai ripetere la parola che il bambino ha sbagliato, rimarcando il suono corretto. Per esempio, il bambino dice: mamma, dammi la fottetta, forchetta, dammi la forchetta, e gli si dà la forchetta, in maniera tale che il bambino non gli venga detto: hai sbagliato, la parola giusta è questa, ora ripetila. No, l'importante è che il bambino senta come deve essere detta la parola giusta. E poi in particolare è chiaro che se stiamo lavorando abbiamo appena iniziato un suono e questo suono abbiamo in terapia cominciato a lavorarlo a inizio della parola, allora la correzione, l'eventuale correzione che facciamo che dovete fare sul bambino è soltanto sulle parole con quel suono iniziale. Se ancora la R nel mezzo della parola non l'abbiamo affrontata, tutte le volte che lui sbaglia la parola ferro o scarpe o porta, non deve essere corretto, ma solo nelle parole ramo, ruota, rigore. Ok, grazie, salve.